Prosegue la mobilitazione dei lavoratori di Umbria TPL dopo l'incontro di mercoledì, quando le organizzazioni sindacali erano state convocate dal prefetto di Perugia, Armando Gradone, per un incontro in risposta alla chiusura negativa delle procedure di raffreddamento sul trasporto pubblico locale a causa dei tagli di 2,8 milioni di euro decisi dalla Regione. A questi tagli si somma la preoccupazione per la gara su TPL che, se fatta a più lotti, potrebbe, secondo i sindacati, distruggere l'equilibrio del trasporto pubblico locale in Umbria. Abbiamo confermato con forza, spiegano i sindacati, la volontà di proseguire la battaglia a difesa del trasporto pubblico locale in Umbria, poiché ad oggi non vediamo spazi di soluzione della controversia. Abbiamo tutti rilevato, prosegue la nota, la necessità di interrompere questo processo di tagli che non tiene conto delle difficoltà che molte famiglie stanno vivendo a valle di una pandemia mondiale e di una guerra nel cuore dell'Europa. Ma a preoccupare i sindacati ci sono naturalmente anche le ricadute dei tagli sull'occupazione in Bus Italia e sull'organizzazione del lavoro. FIT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti e FAISA CISAL sono fortemente preoccupate per il futuro dei lavoratori e di questo servizio fondamentale costituzionalmente garantito nella nostra regione. Per questo è stato indetto lo sciopero regionale.